Strada statale 640, Cancelleri dichiara o segnale forte da CMC o si rescinde. Alla fine di gennaio noi avremo la percorrenza fino alla rotatoria di via Borremans, da qui, dall'A19 fino a là, al netto appunto, come vi dicevo, di quel viadotto. Il 31 marzo del 2021 invece la strada sarà completamente percorribile senza soluzione di continuità. Alcuni tratti su una sola carreggiata, perché come sapete dobbiamo demolire questo viadotto, dobbiamo demolire l'Arenella Vecchio, quindi ci sono dei lavori da fare. Però se dovesse avvenire avremo quel desiderato segnale, tanto desiderato segnale, da parte della CMC, e a quel punto significherà che si sta ricominciando a fare sul serio. Il vice ministro Cancelleri descrive dettagliatamente i prossimi passaggi del cronoprogramma che si fa stringente. Allora, i tratti che noi in questo momento abbiamo aperti sono da qui fino a qui. Tutto questo pezzo è tutto aperto in questo momento, è in esercizio. Quindi che facciamo? Usciamo qui per ora per arrivare qua e poi usciamo qua per fare tutto questo giro. Ora, il 2 di dicembre accade questo. Si devia il traffico della 19 nella rotatoria che avete visto, quindi ci sarà che chi deve uscire per Caltanissetta prende la rampa e sale su questo viadotto e se ne va. Chi deve continuare a Palermo avrà solo l'inconveniente di pochi secondi che deve fare la rotatoria e gira, perché consente a loro di continuare a fare il sottopasso e quindi a mettere praticamente i piloni, perché gli svincoli saranno due ponti più bassi, quello poi verrà demolito e quindi passano, non passano più sopra l'autostrada, ma ci passano sotto. Quindi il 2 dicembre esco e arrivo praticamente fino a qui. Ora noi andiamo lì per verificare se c'è la possibilità di non fare incontrare in questo momento una strada di cantiere, di passaggio che viene utilizzata dai frontisti, dai contadini con i loro col traffico. Se riusciamo, eliminiamo anche questo sali e scendi in questa rotatoria che c'è sulla 626, che devi salire e poi devi riscendere. No, se riusciamo, salto di carreggiata, si porta fino a qui, ci agganciamo alla rotatoria che c'è in basso per andare verso Caltanissetta e si continua facendo questo tratto. A questo punto fino a qui. Il 30 di gennaio invece si apre pure questo altro pezzo, questo qui, da qui fino alla rotatoria di via Borromans. Quindi noi avremo in un'unica soluzione, qui esco, taglio questo pezzo qui perché qui c'è un viadotto e ora vi spiego qual è il problema degli appoggi. E prendo qua e da qui, lungo tutta l'autostrada, me ne vado direttamente alla rotatoria di Borromans. Il 31 di marzo togliamo pure questo, si andrà dritto, perché nel frattempo avremo risolto il problema della carreggiata della Regio Trazzera e avremo risolto anche i problemi sul viadotto, perché stiamo praticamente predisponendo gli appoggi e stiamo cambiando tutto. Quindi è un programma serio, serratissimo, con i tempi diciamo che ci siamo e sono soddisfacenti anche per ANAS, e che devono prevedere ovviamente un impegno da parte del contraente generale e quindi poi degli affidatari di conseguenza, che deve essere sotto gli occhi di tutti. Risponde a caldo il direttore generale di CMC. Confermiamo l'impegno massimo della CMC, della società consortile Empedocle 2, all'obiettivo di completare i lavori entro dicembre del 2022. Ci siamo già messi all'opera, si sta lavorando in maniera molto seria, come sappiamo fare. Ricordiamo che la CMC ha sempre seguito opere di questo tipo e non abbiamo mai lasciato nessuna incompiuta nel corso dei 130 anni di storia. Stiamo andando avanti, stiamo lavorando, ovviamente dando delle priorità, come ci è stato indicato dal Vice Ministro, quindi aperture di lotti di strada che si possono aprire. L'obiettivo deve essere quello di completare i lavori entro dicembre del 2022. Urgente il collegamento tra la A19 e via Borremans per consentire a Caltanissetta di uscire dall'isolamento. Pretendiamo che questa strada venga conclusa, venga finita, che Caltanissetta venga ricollegata al resto del mondo, perché in questo momento noi siamo isolati.
così come ho preteso e ho avuto le rassicurazioni da parte dell'ingegnere Porcelli della ristrutturazione della via Borremans, che in questo momento è l'unico punto di accesso alla nostra città agevole, e in questo momento non è affatto agevole.